Guarda la bella acquarella, me la peccolata, ero distante. Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O e non chiacchieriamo da un bel po'. L'anno era il 1916. Sono successe un po' di cose e vi avevo promesso che ne avremmo parlato il prima possibile. Questo prima possibile è stato lungo da arrivare, però è arrivato, quindi niente, direi di iniziare subito a parlarne. Intanto siamo già quei truccati perché volevo parlarvene senza avere l'impiccio del make-up in mezzo, perché è un discorso un po' duro da affrontare, un po' lungo, ovvero il motivo per cui non lavoro più. Infatti ho detto addio al posto di lavoro dove stavo. Non lo nominerò perché non so quello che dirò in questo video, ho paura che mi possano arrivare delle querele, ma parliamone. Ho lavorato per più di un mese in quel posto e ci sono state un po' di scelte da fare. Per chi non lo sapesse, ho lavorato per appunto più di un mese in un negozio di cosmetica che è una profumeria che vendeva sia make-up che skincare che appunto profumi. Questa scelta è stata dettata più che altro dal fatto che chiaramente a tutti serve un lavoro e inoltre perché è un ambiente che mi piace, avrei voluto lavorare seriamente in un luogo che fosse affine al make-up. Voglio che questa sia la mia vita e quindi volevo lavorare in questo mondo. Ecco, il mese in realtà sembrava andare molto bene, con le mie colleghe mi sono trovato sempre bene, infatti le saluto se mi stanno guardando ed è anche grazie a loro che ho tenuto a bada i miei istinti primordiali. Il mio carattere così un po' aggressivo, un po', non lo so, un po' gatta selvaggia. Alla fine la gatta selvaggia ha rotto la gabbia e ha tirato due graffi. Perché fondamentalmente a me non piace la... l'incoerenza. Non mi piace il fatto che se si sa che c'è un problema a priori, non se ne parli a priori. Se io so che c'è un problema, lo dico subito alla persona interessata, non lascio che passi un certo periodo di tempo e poi gliene faccio menzione e gli dico che effettivamente c'era questo problema. E a me non è nella mia natura tutto ciò. Io sono una persona abbastanza diretta che se non prende una decisione subito è più che altro motivato dal fatto che non mi piace deludere. Non mi piace deludere, non mi piace far rimanere male. Sono una persona che tendenzialmente cerca sempre di preoccuparsi del prossimo e quindi per quello magari non prendo delle decisioni immediate. Cerco di studiare prima la situazione, poi magari certo prendo delle decisioni che sono un po' impopolari. Questo è stato uno dei motivi, diciamo uno dei motivi fondamentali. So che non sto andando nel preciso del discorso, ci arriveremo. Come mi trovavo a lavoro? Iniziamo da qui. Il lavoro in realtà mi trovavo bene, mi piaceva truccare le persone, ero anche abbastanza bravo a soddisfare le persone nelle proprie richieste, che penso sia una parte importante del lavoro. Con le mie colleghe andava molto bene. Era più una questione di problema gestionale. Diciamo che a un certo punto si era creato una possibilità di scelta tra il lavoro in quel negozio, in quella catena, e il lavoro sui social. E io davanti a quella scelta, non lo so, ero così confuso come Teseo che si confondeva dentro il labirinto, come Katniss Everdeen che non si scioglie la treccia per quattro film, come Rossella O'Hara che si fa i vestiti dalle tende. Era un po' così confuso, ma in realtà neanche tanto, perché dentro di me sapevo già la mia scelta. Io, dopo tutto quello che ho costruito sui social, che è piccolo, me ne rendo conto, però i vostri commenti, il rapporto che abbiamo anche sugli altri social, le chiacchiere che ci facciamo, valgono tantissimo per me. E questo è quello che voglio fare, questo è quello che sento di davvero di voler fare. E seppur al momento non mi possa
mantenere solamente con questo, sento che è una di quelle scelte che o la rischi o non saprai mai come è andato. E io per molto tempo sono stata una persona che ha prediletto il sentiero più dritto, e ora invece preferisco vivere un po' così, tortuoso, come il make-up crusty sulle celebrità all'inizio 2009. Però mi piace vivere con questa vita. Inoltre c'è da dire chiaramente che sono stato supportato in questa decisione dalla mia famiglia, dai miei amici, da Alessandro, che mi hanno aiutato a mettere comunque luce nel mio pensiero, a farmi capire bene chi voglio essere, cosa voglio essere. Ma voi vi starete chiedendo, giustamente, ma allora perché te ne sei andato? Appunto, uno dei motivi è stato che in maniera molto discreta mi si stava mettendo davanti a una scelta, non in maniera netta. All'inizio sembrava in maniera netta, poi era diventato un cerchiamo di trovare una soluzione, poi stiamo lavorando a una soluzione, poi erano entrati in altre situazioni che non mi sono piaciute, e fondamentalmente alla base c'era comunque la mia paura di dover scegliere un giorno tra questo, tra il parlare con voi, il farvi vedere nuovi prodotti, chiacchierare, fare questo lavoro comunque che mi piace, io amo, sia la produzione, quindi il creare il vero contenuto, che il post produrlo. Mi piace stare con voi, consigliarvi le cose, sapere che vi posso aiutare, non lo voglio abbandonare, per quanto al momento, ripeto, non sia così fruttuoso come il lavoro. Possiamo parlare anche di fruttuosità, non è che lì fosse stato fruttuoso in realtà. Guarda, la bella acquarella me la becco davvero, mi sa. È una scelta impopolare, ne sono certo. Sono anche conscio che siamo in un periodo storico in cui è difficile trovare un lavoro, e quello che ho fatto io può essere visto come sputare nel piatto dove si mangia e sputare in faccia alla fortuna. In pratica ho sputato un sacco, un po' come un lama. E so che molti non saranno d'accordo con questa scelta, però sono del parere che uno, chi non risica non rosica, e io ho i denti per rosicare. Due, i miei genitori mi hanno sempre insegnato che se non fai un lavoro che ti piace non ha senso. Non dobbiamo vivere per lavorare, dobbiamo lavorare per vivere. E questo è un attimo messo in chiarezza, in equilibrio, un sacco di decisioni. Poi ripeto, il problema non era a livello micro nel negozio, il problema era a livello macro, gestionale, di tutto quello che c'è dietro, di cui non farò chiaramente menzione, però ecco, vi dico solo che non era un ambiente sano, era un ambiente che reputo malato. In realtà posso dire tranquillamente che lo reputo tossico. Io, se ho qualcosa da dire, te la dico probabilmente anche in malo modo, però lo faccio, e chi non lo fa, secondo me, non è una bella persona. Sicuramente la parte principale è il fatto che io non è che non volessi scegliere tra i social e quel posto di lavoro, perché per me la scelta non c'era. Io saprò, questo è quello che voglio fare, voglio stare qui e parlare con voi, spendere tutti i miei risparmi in make-up di cui non ho bisogno per parlarvene, per raccontarveli. Questo è quello che voglio fare, perché è questo quello che mi dà gioia. Sarà una strada difficile, spero che di riuscirci in questa strada, sicuramente. Non so se effettivamente mi porterà qualcosa, perché non è un lavoro classico dove firmi un contratto dipendente e nella maggior parte dei casi puoi scalare e essere promosso. In realtà è un lavoro incerto, che non sai, dove non sai se sfonderai, dove non sai se con chi lavorerai, con chi sarai messo a contatto, non sai mese per mese come andrà. E devo dire che da quel punto di vista sono molto grato al mio apparato paracadute che ho attorno, quindi la mia famiglia,
e Alessandro perché mi hanno permesso di poter scegliere, e sono molto grato di poter scegliere, perché so che non tutti sono nella posizione di poter scegliere chi cosa vogliono essere, e quindi di questo sono molto grato, e non vorrei che passasse il messaggio che io sia una persona ingrata. La posizione che mi è stata data io l'ho davvero apprezzata, ma se devo essere messo davanti a una scelta di quelli che sono i miei sogni e quella che può essere una realtà, per il momento sento di voler rischiare tutto e seguire i miei sogni. Oltre che lavorare con certe persone, con alcuni tipi di personalità, penso che non faccia bene. Penso che chi va con lo zoppo inizia a zoppicare, chi va con il cretino inizia a cretinare, chi va con le persone tossiche inizia a farsi... No, no, quello no. Però ecco, potresti diventare una brutta persona. Detto questo, sì, quindi questi sono stati i motivi per cui non sono stato molto presente. Ho voluto anche prendermi una pausa dopo aver smesso di lavorare per davvero fare un momento di focus, fare una sorta di esame di coscienza, pentirmi un attimo di quello che avevo fatto, darmi un attimo due colpi sulla schiena, indossare 2 settimane il cilicio, perché comunque, ripeto, è stata una scelta molto grossa quella di lasciare, perché sappiamo tutti la situazione in cui siamo al momento ed è stata pesante, però sento di aver fatto la scelta giusta. Ci sarà altro nel mio cammino, sicuramente spero che questo possa diventare il mio cammino. So che perché questo sia il mio cammino devo essere molto più costante e cercherò di esserlo. Non vi abbandonerò infatti ad agosto, starò con voi visto che a luglio me la sono presa grandemente e bivaccando. Tra l'altro mi sono rilassato abbastanza avendo avuto il Covid, quindi direi che queste 2 settimane fatte in casa col Covid mi hanno dato modo di rilassarmi, grazie per le macumbe. Niente, detto questo, come al solito Angeli, spero che di avervi detto tutto, mi pare di avervi detto tutto a grandi linee. Chiaramente, ripeto, non sono entrato nei dettagli perché non mi pare il caso di mettere in mezzo gli avvocati. Spero che abbiate capito comunque un po'. Secondo te sei capito? Sì. Ci vediamo sabato con un nuovo video. Fino alla prossima volta, come al solito, be safe, be cool and be you. Ciao Angeli!